Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, ragazzi, da un po' di tempo che qui sul canale non vi portavo nessun tipo di dispositivo. E questa domenica voglio parlarvi di loro. Le avete viste bene, sono delle cuffie auricolari, ovvero una cinesata pazzesca, che mi sono state regalate dalla mia fidanzata qualche tempo fa, che però sono riuscito a provare nell'ultima settimana qui a Napoli. Devo dire che queste cuffie cinesi, beh, chiamiamole così anche perché sono una cinesata, per alcuni aspetti mi hanno convinto, per altri no. Quindi, se siete interessati, seguitemi subito dopo la sigla. Tell me you're more than just a highlight. Pretty pictures on the outside. I hate to stare at you through these lights. Allora, come ogni unboxing che si rispetta, all'interno della confezione troviamo un cavetto USB, micro USB che ne consente la ricarica e le sole uniche cuffie Bluetooth QI7. Si chiamano QY7, questo è il nome di queste cuffie. Le cuffie sono dotate di un cavetto piatto antingabugliamento, ciò vuol dire che anche se le mettiamo in tasca le possiamo tranquillamente sciogliere e poterle subito utilizzare. Le cuffie sono costruite totalmente in plastica e tutti i comandi li troviamo sulla cuffietta destra. Comandi come accensione e spegnimento, bilanciere del volume che lo stesso ci consente di switchare tra un brano all'altro avanti e indietro e il microfono di sistema. Mentre invece sulla cuffietta sinistra troviamo il sole unico connettore che ne consente la ricarica. Allora, parliamo un po' della comodità di queste cuffiette. Queste cuffiette io le ho utilizzate per la loro intera durata, che poi quando riguarda la durata in discorso a parte ve ne parlo alla fine. Per la loro intera durata devo dire che non mi hanno creato nessun tipo di fastidio, stanno comodamente nelle orecchie e riescono ad incastrarsi abbastanza bene. Anche se io ho delle orecchie tipo Star Trek, riescono a stare abbastanza ferme ad ogni movimento che faccio. Adesso passiamo a parlare di quella che è la parte audio. Allora, queste cuffiette qua, per quanto riguarda la parte audio, io vi ho preparato una clip d'esempio. Come avete potuto sentire, il volume non è molto accentuato, ma si riescono a sentire abbastanza bene anche in ambienti molto rumorosi. Per quanto riguarda le chiamate, è qui che mi hanno sorpreso queste cuffiette, perché rispetto ad altri tipi di cuffie Bluetooth che ho portato qui sul canale, come le TWS7S e le eShip 9100, rispetto a loro in chiamata abbiamo l'audio stereofonico, ciò vuol dire che in chiamata riusciamo a sentire da entrambe le cuffiette, e a me questo non può fare che piacere. Per quanto riguarda il microfono, beh, devo dire che l'interlocutore dall'altra parte della chiamata è riuscito a sentirmi abbastanza bene, ed anche io sono riuscito a sentire lui. Anche per quanto riguarda le chiamate in ambienti rumorosi, beh, non mi sono fatto problemi, anche se l'audio non è molto accentuato, sono riuscito a sentire il chiamante dall'altra parte del telefono. Per poterle connettere al nostro dispositivo è veramente semplicissimo. Basta agire sull'unico pulsante di accensione e spegnimento, tenere premuto fino a quando non lampeggia alternativamente blu-rosso, e a quel punto possiamo fare la connessione con il nostro dispositivo. Fare la ricerca, attendere che esca il nome QI7, cliccare sul nome, e a quel punto la connessione sarà effettuata. Per quanto riguarda i Bluetooth, devo dire che riescono a mantenere una connessione davvero stabile, e anche in riproduzione video, rispetto alle altre cuffie come le eShip 9100, non ci sta nessun tipo di latenza, ma soprattutto non ci sta nessun tipo di ritardo durante la visione di video su YouTube oppure su Netflix. Devo dire che anche su questa cosa mi hanno veramente sorpreso. Adesso arriviamo alla parte finale di queste cuffie auricolari Bluetooth, ovvero la batteria. Allora, la batteria qui, beh, devo subito dirvi che per me è stato veramente un buco nell'acqua, perché la batteria non dura neanche 2 ore. Sì, ragazzi, io l'ho utilizzata per la loro intera durata e non arriviamo a coprire neanche le 2 ore di autonomia. Purtroppo è così, sì, 2 ore di autonomia per loro sono molto più che sufficienti, ma nemmeno riusciamo a coprire le 2 ore. Attorno a 1 ora e 40, 1 ora e 45, beh, sono riuscito
a utilizzare queste piccole cuffiette, mentre invece per quanto riguarda la ricarica di queste cuffiette impiegano all'incirca un'ora e mezza e siamo subito pronti ad utilizzarle. Quindi se volete utilizzarle per l'intera giornata, beh, dovete portarvi appresso un power bank proprio come ho fatto io. Queste cuffie, dato che a me mi sono state regalate, le possiamo trovare anche su Amazon a poco più di 15 euro. Magari vi lascio qualche link qua in basso in descrizione, e se anche voi siete interessati, beh, non potete far altro che acquistarle. Però, beh, senza troppi se, senza troppi ma, devo dire che funzionano abbastanza bene. Io le sto utilizzando, però, beh, la batteria, quella è l'unica nota dolente. Adesso mi aspetto di sapere la vostra qua in basso nei commenti, e se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate tanti bei pollicioni in su. E adesso eccola qui la fantomatica animazione, animazione partita, un'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano molto il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, @mythicalsnake, qua in basso in descrizione trovate il link. E voglio ringraziare a tutti quei seguaci che stanno arrivando su Instagram perché mi hanno permesso di superare i 5500 follower. Ragazzi, 5000 volte grazie, continuate così, e vi raccomando iscrivetevi anche al canale. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina qui sul mio canale YouTube. Ciao.